Buon pomeriggio dalla redazione, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Elive. In primo piano nel nostro telegiornale non può che esserci la forte ondata di maltempo che nel tardo pomeriggio di ieri ha colpito la città e la provincia di Brescia, una vera e propria bomba d'acqua che ha creato danni e disagi. Fortunatamente non si registrano persone ferite, due però sono state salvate dagli agenti della polizia locale di Brescia. Si tratta di una coppia che era rimasta bloccata in un sottopasso completamente allagato. In pochi minuti è caduta la pioggia di giorni, un fortunale che ha messo a dura prova Brescia e la provincia. Allagamenti, smottamenti, frane e un argine caduto arrezzato, le cui immagini hanno fatto il giro del web. Questa rimarrà forse la situazione più emblematica di un'ondata di maltempo attesa con un'allerta gialla, ma forse non con tale violenza. L'argine del Naviglio che scorre verso la città è collassato, trascinando con sé le auto che si trovavano nel piazzale sovrastante, il parcheggio di alcune attività commerciali. In città si sono allagati 5 sottopassi con oltre 1 metro di acqua. In uno di questi due persone sono state salvate dalla polizia locale poiché la loro auto era rimasta in panne. Per fortuna ne sono usciti incolumi. Attorno alle 20:30 la maggior parte di questi sottopassi era stata svuotata con le idrobore, consentendo quindi la riapertura. Il comune non ha segnalato situazioni di criticità in metropolitana, il cui servizio è proseguito normalmente. Altra situazione delicata si è vissuta fra Nave e Caino. Numerosi gli allagamenti, le strade al limite dell'impraticabilità. In particolare a Caino, un terrapieno è ceduto, riversando terra e fango sulla carreggiata sottostante. Vari episodi si registrano poi a macchia di leopardo in tutta la provincia. Nella notte a Bovegno si è ad esempio staccata una frana sulla provinciale 345 delle Tre Valli. Il comune ha emesso alle 3 di notte un'ordinanza che vieta totalmente il transito sulla strada che collega la frazione Castello alla località Castive. E fra l'altro disagi si stanno verificando anche all'Università degli Studi di Brescia, dove quest'oggi per le facoltà di ingegneria e di medicina, con decreto rettorale, è stata disposta la sospensione dell'attività didattica, quindi per quanto riguarda le lezioni e non gli esami, proprio per problemi legati agli allagamenti delle strutture. Questa mattina il neosindaco di Brescia, Laura Castelletti, ha effettuato la sua prima uscita pubblica, lo ha fatto alla scuola tridentina di Via Bagatta in città, e ovviamente è stata anche l'occasione per fare un po' il quadro della situazione sui danni del maltempo. Qual è la situazione attuale al termine di un giro di verifica per Brescia? Qualche ora di apprensione ieri sera e fino a stanotte tardi sono sempre stata in contatto sia con la direzione generale nostra, il comando dei vigili e la protezione civile, in modo che tutto fosse evidentemente sotto controllo. Devo ringraziare molto tutti perché si sono attivati immediatamente, quindi nelle situazioni di disagio. Protezione civile, quindi volontari, alcuni sono rientrati in tarda serata dall'Emilia e sono andati direttamente a occuparsi dei nostri sottopassi e delle situazioni più critiche. Poi tanti volontari, c'è stato sicuramente disagio, fortunatamente non ci sono stati né danni gravi né situazioni di rischio per le persone. Per cui anche questo ci rende oggi un po' più tranquilli. Ho fatto comunque questa mattina con Protezione Civile, Vigile e Direzione un giro per verificare i luoghi che ieri sera erano più critici e ho visto che la situazione si è normalizzata. E la situazione pare essersi normalizzata anche dal punto di vista proprio climatico, scusate, del meteo. E allora cerchiamo un po' di fare il quadro della giornata di oggi con Trebi Meteo, giornata che, come abbiamo visto, si è aperta fortunatamente con il sole. Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì l'impulso fresco in quota giunto dalla Germania si muoverà rapidamente verso i Pirenei, favorendo dunque un graduale lento miglioramento sulle regioni settentrionali interessate da una maggiore instabilità. Vediamo nel dettaglio la mappa delle nuvole che ci mostrano ancora un inizio giornata piuttosto nuvoloso al nord-ovest, e dal pomeriggio si attiverà un po' di instabilità lungo la dorsale appenninica, dove infatti, osservando lo zoom delle piogge, non mancherà qualche acquazzone anche a carattere temporalesco lungo l'Appennino, di sconfinamento a tratti fin verso le zone costiere.
Vediamo quindi il tempo che ci aspetta nel corso di giovedì. Avremo una giornata per lo più stabile e soleggiata lungo i versanti adriatici sulle isole maggiori. Sarà invece ben più nuvoloso al nord-ovest con residue piogge, ma dal pomeriggio si attiverà anche qualche acquazzone temporalesco in miglioramento comunque nella seconda parte del giorno. Acquazzoni e temporali possibili anche sulla dorsale appenninica nelle ore centrali della giornata, in sconfinamento poi fin verso le coste tra Toscana e Lazio. Temperature nelle medie del periodo, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo. Voltiamo pagina e ci spostiamo in Val Camonica, per la precisione a Sellero, dove i carabinieri sono riusciti a sventare quello che sarebbe stato l'ennesimo furto di bike nella nostra provincia, un bottino che era abbastanza importante, quantificato attorno ai 50.000 euro, militari che sono anche riusciti ad arrestare uno dei tre membri di questa banda. Un altro furto di bike in provincia di Brescia, un colpo che però questa volta non è stato messo a segno grazie all'intervento dei carabinieri. Siamo a Sellero, nella notte del 24 maggio. Una pattuglia di militari si trovava in via nazionale quando ha sentito suonare l'allarme di un negozio di moto. Arrivati davanti all'ingresso hanno notato che i ladri avevano distrutto la vetrina con un Iveco Daily, utilizzato come ariete, e avevano già caricato sul mezzo 8 e-bike del valore di quasi 50.000 euro. Tre rapinatori, intravisti i carabinieri, si sono dati alla fuga in direzione della ferrovia, dando quindi il via a un inseguimento a piedi. Uno dei tre è stato catturato e fermato nonostante i calci e i pugni sferrati alle divise. Si tratta di un 27enne moldavo senza fissa dimora e senza documenti. Per lui si sono aperte le porte del carcere, dove si trova tuttora a seguito della convalida. Successivamente è emerso che anche lo stesso furgone usato come ariete era stato rubato. Il furto del mezzo era stato infatti denunciato ai carabinieri di Bagnolo Mella a fine marzo e, per non essere individuati, i malviventi vi avevano applicato delle targhe a loro volta rubate e anche modificate con del nastro isolante. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di ambiente e di politica legata all'ambiente. Nella giornata di ieri una delegazione delle regioni principali del nord, quindi della nostra Lombardia, del Veneto, del Piemonte, dell'Emilia Romagna, si sono recate al Parlamento europeo a Bruxelles per chiedere che le nuove norme sulle emissioni delle sostanze inquinanti nell'aria siano più ristrette. Questa nuova direttiva non venga autorizzata, perché altrimenti la nostra regione rischierebbe di dover chiudere. Questa è la tesi del presidente Fontana. Siamo venuti in delegazioni, rappresentanti della regione Lombardia, del Veneto, del Piemonte, dell'Emilia Romagna, per evidenziare la situazione che si verificherebbe nel momento in cui eventualmente la direttiva, che è attualmente in fase di elaborazione, venisse approvata. Siamo venuti però non perché vogliamo negare la volontà di continuare nella direzione della sostenibilità e della riduzione dell'inquinamento. Siamo venuti per dimostrare come queste quattro regioni stiano lavorando da 15 anni in maniera seria ed efficace e stiano portando dei risultati molto importanti. Siamo quelli che immettono meno sostanze inquinanti nell'atmosfera. Purtroppo noi viviamo una situazione difficile, che è quella di carattere orografico. Dovremmo, per cercare di avvicinarci a quei parametri, e non siamo sicuri che riusciremo, perché, ripeto, noi abbiamo già fatto e stiamo facendo uno sforzo immenso, noi rischieremo di dover chiudere il 75% delle nostre attività produttive. Dovremmo impedire la circolazione dei tre quarti dei veicoli che oggi circolano. Dovremmo chiudere il 75% degli allevamenti e delle attività agricole del nostro territorio. Avremmo più del 60% dei nostri riscaldamenti che sarebbero fuori legge. Allora è chiaro che questa è una situazione che evidentemente ha poco di sostenibile. Ha poco di sostenibile da un punto di vista sociale, prima di tutto. La sostenibilità ambientale non può andare sconnessa e scollegata dalla sostenibilità sociale ed economica. Noi non chiediamo deroghe, chiediamo che l'Europa valuti la specificità di questi territori.
E poche ore prima di questo viaggio a Bruxelles, a Brescia, c'era stato il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani, e ovviamente la posizione di Legambiente è diametralmente opposta rispetto a quella dei governatori di queste regioni del nord Italia. Ciafani, che lo sentirete, dice: l'Italia deve smetterla di porre un freno alla transizione ecologica dell'Europa. C'è una serie di preoccupazioni perché continuiamo ad essere il paese che è diventato il freno delle politiche europee. Abbiamo contestato l'Europa sulla direttiva sulle case green, abbiamo contestato l'Europa sullo stop al 2035 della produzione dei motori endotermici per l'automotive. Insomma, sarebbe opportuno che l'Italia tornasse a essere il motore delle politiche europee. Questo sulle decisioni in Europa, poi fa sempre una gran fatica a praticarle sul proprio territorio nazionale, ma se ha la fatica nel praticarla a livello nazionale, poi cominciamo anche a fare i contestatori delle decisioni che l'Europa sta adottando per arrivare alla decarbonizzazione del vecchio continente entro il 2050, facciamo un duplice danno. Parliamo ora dell'RC Auto, l'assicurazione delle nostre automobili. Secondo uno studio effettuato dall'osservatorio del portale online facile.it, da 12 mesi a questa parte a Brescia costa molto molto di più assicurare un veicolo a quattro ruote, e aumenti oltre il 20%. Assicurare un veicolo a Brescia costa molto di più rispetto a un anno fa. Secondo uno studio realizzato dal portale online facile.it, infatti, il rincaro dell'RC Auto iniziato quasi un anno e mezzo fa non stenta a rallentare. Basti pensare che in appena 12 mesi il premio medio pagato in provincia di Brescia per assicurare un veicolo a quattro ruote è cresciuto ben del 20,4%, arrivando ad aprile 2023 a 407,60 euro, un incremento che è anche fra i più alti registrati nell'intera Lombardia. In realtà, infatti, gli aumenti si sono verificati un po' in tutte le province lombarde, seppur in misura differente località per località. Varese e Bergamo sono le province dove l'incremento è stato più importante, con un più 20,7%, ma come abbiamo visto Brescia segue a stretto giro. Non se la passa bene nemmeno Milano, con un più 20,3%, aumento sotto il 20% ma comunque sopra il 10% per le altre province. In valori assoluti, la provincia più cara ad aprile è Pavia, con un premio medio di oltre 433 euro, seguita da Milano con oltre 420. Terzo gradino sul podio di questa infelice classifica per Brescia con 407,60, mentre la provincia dove si paga meno è Lecco con circa 354 euro. È il momento dello sport, inevitabilmente ci occupiamo del Brescia Calcio perché è arrivata la giornata della partita di andata di questi spareggi salvezza, playoff contro il Cosenza, e la partita di questa sera, fischio d'inizio alle 20:30, si giocherà proprio al Marulla di Cosenza, stadio che sarà praticamente sold out, 15.000 persone, tifosi, attenderanno le rondinelle che non possono che iniziare con il piede giusto. Il giorno tanto atteso quanto temuto è arrivato. Alle 20:30 il Brescia Calcio è chiamato al primo round della doppia sfida degli spareggi salvezza, i primi 90 minuti dei 180 che valgono tutta una stagione. Si parte nella casa del Cosenza, il San Vito Marulla, che per l'occasione accoglierà le rondinelle con circa 15.000 tifosi. Gli scontri in campionato, con il pareggio dell'andata in Calabria e la vittoria del ritorno a Rigamonti, concede ai bresciani l'unico vantaggio di questa serie, giocare la seconda decisiva partita fra le mura amiche. Per questa ragione diviene però fondamentale approcciare lo spareggio nel modo giusto, perché gli avversari faranno di tutto per strappare questo fattore. Quello del campo è l'unico vantaggio perché, sebbene con gli scontri diretti a favore del Brescia, le due squadre hanno terminato la stagione regolare con gli stessi punti. Ciò significa che in caso di parità al termine dei due match, la salvezza sarà decretata dai supplementari prima e, se necessario, dai rigori poi. Una lotteria che, sebbene davanti ai propri tifosi, è da evitare. Bisogna inoltre considerare che i calabresi sono forse più avvezzi ad affrontare partite delicate, se si considera che già nella scorsa stagione hanno mantenuto la categoria dopo aver vinto un play-out contro il Vicenza. Molti dei giocatori di allora sono ancora ben presenti nella rosa di Viali. Questo per dire che la squadra di Gastaldello dovrà fare di tutto per uscire indenne dal Marulla. Un pareggio, ancor meglio una vittoria, per giocarsela poi con più tranquillità a Monpiano. Il mister delle rondinelle dovrebbe affidarsi agli effettivi di Palermo, con l'aggiunta di un Listowski recuperato e pronto a giocare dal primo minuto. Proprio quel giocatore che, alla favorita, ha invertito le sorti del match con il suo ingresso sul terreno di gioco.
Lo abbiamo intravisto e citato nell'ultimo servizio, allora ascoltiamo un piccolo estratto della conferenza stampa di presentazione di questo match fatto da William Viali, allenatore del Cosenza, che parla sì della partita ma parla anche di quello che dicevamo poc'anzi, l'ambiente, il clima che ci sarà al Marulla. Mi interessa sottolineare che questi play-off sono stati un sogno rincorso, play-out scusate, sono stati un sogno rincorso per tanto tempo. E adesso è arrivato il momento di giocarli più che spiegarli. Sarà uno scontro, un doppio scontro paritario, nel senso che nessuna delle due squadre avrà un vantaggio, a parte quello magari di giocare la seconda in casa del Brescia, che non so se sia sempre un vantaggio, questo dipende dai punti di vista. Vogliamo vivere la partita domani come se fosse unica, cercando di fare una grande prestazione e cercare di fare un risultato che potrebbe indirizzare questi play-out. Credo nella partita di ritorno ancora di più rispetto a quella che di andata, credo che in quella andata rimarrà abbastanza una partita equilibrata e logica. Chiaramente nel secondo scontro le cose possono cambiare, dettate anche da quello che succederà domani sera. Sappiamo che verrà la nostra gente, che ci sarà lo stadio pieno e dovremo essere bravi a, diciamo così, siamo certi che la gente arriverà infiammata, ma noi con la prestazione dobbiamo tirargli la benzina addosso alla gente per scaldare veramente lo stadio e creare l'atmosfera magica che possa far diventare magari una palla impossibile, l'atmosfera la può far diventare credibile. L'inizio di Cosenza-Brescia, dicevamo, è fissato per le 20:30 di questa sera. Ovviamente da mezz'ora prima, dalle 20, saremo in diretta anche noi qui su Elive con una nuova puntata di Diretta Stadio. Fabio Pettenò e tutta la sua squadra sono già pronti per affrontare questa prima parte dei play-out tutta d'un fiato e quindi noi vi aspettiamo. Ovviamente seguiteci e mandateci messaggi e commenti sui social. E ovviamente per forza di cose, essendo giovedì, spazio anche motori a 360 gradi che si sposta un po' più avanti per lasciare spazio al Brescia Calcio, appuntamento quindi che è comunque confermato ma alle 23. Allora scopriamo con Attilio Tantini cosa ci attende. Grazie alla linea, so che è una giornata importante, noi parliamo a motori, di auto storiche, auto moderne, di gare e del futuro, perché il mondo dell'auto, con l'amico Stefano Cossetti, direttore di Tutorelli e di Gris, affronteremo anche questi argomenti che non sono proprio dietro l'angolo, sono davanti. Grazie, dalla linea a voi. Grazie mille Attilio, allora appuntamento, lo ricordo, non alle 21 come ogni giovedì, ma al termine di Diretta Stadio per seguire la prima partita dei play-out Cosenza-Brescia. Nel frattempo però il nostro tempo a disposizione è finito, vi ricordo che tutte le notizie le trovate in continuo aggiornamento sul nostro quotidiano online, eccolo qua, www.elivebrescia.tv, dove trovate anche la diretta e streaming di Live in questo piccolo box, i banner per iscrivervi ai nostri canali Telegram, e Live Brescia News ed Live Brescia Sport. Prima di chiudere mi permetto anche di invitarvi a rimanere con noi anche dopo la sigla del telegiornale, perché come abbiamo annunciato quest'oggi debutta, esordisce il nuovo format di Elive, format fatto e creato dai giovani per i giovani, il TG dei ragazzi, quindi rimanete con noi ancora per qualche minuto per scoprire questa nuova e bella realtà in onda nei palinsesti di Elive Brescia TV. Grazie per essere stati con noi, un buon proseguimento di giornata e a presto. Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione Elive Play del nostro sito internet o riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast.